Video brevissimo, bentornati a tutti sul mio canale. Allora, volevo parlarvi dei miei acquisti nel periodo dei saldi. Dunque, ieri finalmente mi sono concessa una giornata per me proprio per fare acquisti. Mi sono recata al centro commerciale vicino casa, ma non so, sarà l'età, sarà uno stato di stanchezza, di... Non so, magari anche un po' di lagnosia, si dice qua a Palermo, c'è una persona che non ha voglia di far nulla. Non mi sono sentita molto incentivata a comprare perché avevo la sensazione di entrare in tutti i negozi e non trovare niente che mi entusiasmasse. L'unico negozio... Sarò monotona, sarò ripetitiva, ma l'unico negozio dove ho intenzione di comprare qualcosa che realmente mi ha colpito e che realmente mi è piaciuta, ma aspetterò il 70%, è il negozio Camomilla. Non ci posso fare niente. Sarà l'abitudine, ma io trovo cose più particolari e che mi piacciono di più proprio da Camomilla. Qualcosa da Candida, anche se mi ha un po' deluso perché pensavo ci fossero degli sconti wow, invece devo dire ho trovato già pochissima differenza. Comunque, ho comprato realmente cose di cui avevo bisogno, e cioè le mutande. Allora, no, siamo seri. Partiamo da principio che l'intimo buono costa. Quindi, cavolo, ho approfittato degli sconti per comprare una serie di mutande. Perché le mutande? Perché ho comprato un reggiseno. Io, come i profumi, deterioro anche i reggiseni. Io ho una abbondante e quindi ho bisogno di qualcosa che di comodo, che comunque stando molte ore fuori, insomma, chi mi capisce, ho bisogno di qualcosa veramente ottimo e di qualità. Ho trovato questo. Sì, è lei in microfibra, l'ho anche indossato. Questo è solo per le femminucce, questo video. E questo qua nella foto sembra color carne, ma io l'ho preso bianco e ha la particolarità che non ci sono le bretelle, insomma, fatte di elastico, ma sono dello stesso tessuto del reggiseno. Quindi la spallina è molto larga, molto comoda. Questo l'ho preso, non so se era in sconto, però era 18,40. Comunque molto molto bello come reggiseno. Li ho provati diversi, ma questo era molto molto comodo e per le mie esigenze mi è piaciuto davvero tanto. E quindi io ho abbinato le mutande. Vi faccio vedere quella bianca, perché ne ho presa una nera e una bianca. Questa di qui. Faccio vedere che c'è un po' di pizzo. E poi dietro abbiamo questa trasparenza sempre con il pizzo. L'ho presa anche nera. Eccola qui. Ecco qua. Comunque, queste mutande sono della Jadea e le ho prese semplicemente 3,40 euro. Per le palermitane in ascolto, ho preso il tutto da DVP Italia, ovvero l'amico pazzo. È un negozio di Intimo e Corredi che ha cose buonissime a prezzi, devo dire, ottimi. Ho preso, questa era 14,40, ma l'ho presa 8,40. Questa
giacca da camera, ora ve la apro. E mi piace perché c'ha, a parte la zip, c'ha questo movimento. Non ha il cappuccio, però ha il collo molto alto, c'ha la zip, c'erano di diversi colori e questa era in offerta 8,40. Questo è della linea Marilyn, il pigiama di Marilyn. Bello, mi piaceva molto. Quando arrivo a casa, sì, mi metto comoda, poi quando c'è più freddo uso la vestaglia o l'empile, però avere una cosa un po' più comoda, un po' più free, meno ingombrante della vestaglia, non mi dispiaceva e mi piaceva tantissimo appunto l'idea di averla. Poi ho chiesto all'amico pazzo: "Ma avete i piumini?" Voi dovete sapere che io stavo cercando disperatamente un piumino perché la mia amica, la mia migliore amica, la mia amatissima Virginia, mi aveva regalato lo scorso Natale un copripiumino. E io per la felicità, l'anno scorso gli avevo messo all'interno un piumone, però ho fatto una vita di sistemarlo, cioè 3.000 camicie ho sudato perché il piumone è molto più grande, quindi lo dovevo ripiegare su se stesso, sistemare gli angoli. Quindi mi sono ripromessa di comprarlo e così ho fatto. Eccolo qua, aiuto, ecco qui, eccolo qua, il mio piumino Norvegia. Io sono sempre qua e mi sono lasciata convincere dal fatto che aveva 5 stelle piene di calore, che è lavabile al 40 gradi. E vabbè, ovviamente le misure sono quelle, insomma, le più grandi possibili. Questo molto, molto, molto scontato. Poi ve lo faccio vedere appena. Ecco qua. Vedete? La telecamera, perfetto. Questo l'ho preso scontatissimo. Certo, non è di piume d'oca di quello, però come primo acchito l'ho preso 20 euro, cioè uno sconto impressionante. E poi stringiamo il sugo da Candida, una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Ecco qua. Questa è la lunghezza, insomma, arriva fino all'inizio del ginocchio. Mi piace davvero tanto. Il prezzo è vergognoso. Dunque, il prezzo era 24,99, scontato del 50, l'ho preso 12,99. Misura unica e mi è piaciuto davvero, davvero tantissimo. Questi sono i miei grandissimi acquisti di questo 2016. Sicuramente ci sarà un'altra. Ah, ho dimenticato una cosa. Ah, me li stavo dimenticando. Questi erano 5,95 da Piazza Italia. Mi son piaciute tanto queste stelline. Le ho prese tipo 2 euro, 2 euro e 10. Troppo, troppo carine, veramente. C'erano tipo col rosso, col dorato, ma a me mi sono piaciute tanto queste. Va bene, stavo dicendo che questi erano i miei grandi acquisti per il 2016. Sicuramente ci sarà un secondo round, magari un po' più, magari di scarpe, però io aspetto il 70 da Camomilla e mi tuffo nuovamente in questo grande shopping dei saldi. Io vi mando un grosso bacio, fatemi sapere se vi sono piaciuti i miei acquisti, le mie mutande. Ciao, sono pazza, ci volete fare? Ciao, ciao, ciao.